Allora, ragazzi, incominciamo così con questo video dove approfondiamo su alcune cose perché il Milan ha vinto, che siccome la Roma ha perso contro il Milan è stato a sfavore perché hanno concesso un rigore su tre. Rigori a partita e quando non Milani ogni due rigori può capitare all'inizio alla fine, ok? Perché Purina poi ha perso contro la Lazio che però per noi questi risultati ci dicono tutto, ok? Quindi io mi tengo la vittoria stretta stasera perché sarà una partita importante della stagione e quindi bisogna capire quali sono i punti per battere l'Empoli. Quindi sono due affermazioni dell'Empoli, ma noi quattro affermazioni. Quindi nel 2013, quando lo abbiamo battuto, e va bene, e poi nel 2014 era la stessa cosa. Nel 2015, ok? Fino a passare al 2016-17. E questi ne sono i quattro precedenti. E 2018 anche. Quindi sono cinque affermazioni in favore alla Juve e tu ne hai avuto due affermazioni battendoci. A quella dell'anno scorso, quindi un pareggio hai fatto e una vittoria tua, e questi sono i bilanci. Quindi per me è un onore battere l'Empoli a quella di stasera, che però ha scritto la storia l'anno scorso, perché tu hai battuto la Juve per 4-1 dopo della sentenza che è arrivata alla fine del campionato dei meno 15 e a meno 10. E quella era una buffonata che per me vale la stessa cosa e non mi cambia la vita se riusciamo a battere l'Empoli in casa loro, che si affronta a Castellani, che comunque mi faccio il post partita, quindi mi raccomando, e ci vediamo stasera, ok? Sempre fino alla fine, e buona domenica a tutti. E ricordiamo che Lione andrà alla sua partita contro l'Empoli di stasera alle 20:45. Quindi mi raccomando, e testa ai 3 punti fondamentali che dicono, che ci dicono la verità. Quindi mi raccomando, e si vince e non mi hai dato sbagliare, ok? Quindi lasciate anche un'iscrizione a questo canale e non perdete i prossimi contenuti che ci vediamo stasera alle 22:30 per commentare la vittoria della Juventus contro l'Empoli. Spero di riuscirci a vincere una schedina. Quindi questo è.
e lasciate anche un like a questo contenuto e attivate tutte le notifiche per non perdere i prossimi video, ok? E commenti per la partita di stasera qua sotto. Mi raccomando, e buona serata.